Poco prima delle 9 di stamane, un mezzo pesante si è incastrato al passaggio a livello ferroviario posto alla stazione di Sant'Anna di Chioggia. Inevitabili disagi al traffico stradale lungo la Romea, con la congestione di altri TIR, e alla stessa ferrovia, in quanto anche gli altri passaggi a livello si sono automaticamente coordinati. Più tardi, il treno è stato sbloccato da un addetto di sistemi territoriali ed è riuscito a ripartire, mentre Canal di Valle ha continuato a rimanere isolata per buona parte della mattinata. In loco gli agenti della Polizia di Stato. Buongiorno a tutti. Gli insegnanti della scuola primaria Paolo VI vi invitano all'Open Day giovedì 22 novembre alle 14:15. Vogliamo farvi vedere la scuola mentre i bambini stanno imparando. Vedrete come lavoreranno per l'apprendimento della scrittura, come lavoreranno per l'apprendimento del linguaggio nei piccoli gruppi di scienze, vedrete l'inglese e vedrete anche un'attività di coding. Vi aspettiamo! Si sono svolte stamane in Piazza Europa Sottomarina le annuali celebrazioni della Virgo Fidelis, la Madonna patrona dell'Arma dei Carabinieri. Presenti naturalmente tutte le forze dell'ordine, in primis la Compagnia dei Carabinieri di Chioggia, al comando del capitano Francesco Barone, oltre agli allievi delle scuole secondarie del territorio, con una delegazione del liceo musicale. Il comune era rappresentato dal presidente del consiglio Andrew Bullo. Nella circostanza è stato commemorato anche il 15° anniversario della strage di Nassiriya, che ha ucciso 19 italiani, tra cui 12 carabinieri, 5 militari dell'esercito e 2 civili. Sta facendo molto discutere il nuovo piano sanitario allestito dalla Regione Veneto per i prossimi anni. Dopo le critiche del PD, espresse lo scorso ottobre in municipio, è ora la volta del Movimento per la difesa della sanità pubblica veneziana illustrare i contenuti del proprio libro bianco. L'appuntamento è per oggi pomeriggio, dalle ore 17, alla sala delle associazioni in calle Padovani 20 a Chioggia, con il delegato Salvatore Liard. Il Movimento, strutturato da dirigenti sindacali, medici ed esponenti del Centro per i diritti del malato, è nato più di 10 anni fa a presidio dell'ospedale civile di Venezia e a contrasto dei project financing, avversando il depauperamento di servizi sociosanitari. Tra le battaglie combattute, quella contro la riduzione del numero delle ULS e l'azienda zero. «Pensiamo che sia molto riduttiva un'azione isolata nel proprio fortino», sostiene Liard, «e a fronte del generale attacco al Servizio Sanitario Nazionale e all'impoverimento dei servizi anche nella ULS veneziana, nonostante i sorrisi e la vendita di tappeti mediatici del direttore generale della ULS 3, occorre invece un confronto serrato nei singoli territori per costruire una piattaforma che tenga conto di un piano calibrato ai bisogni sanitari delle persone. Del piano sanitario si tratterà anche venerdì pomeriggio, con inizio sempre alle ore 17, nella sala conferenze del Museo Civico in Campo Marconi, con una iniziativa a cura della UIL Sanità. Oggi dalle ore 17, nella Pinacoteca della Santissima Trinità, in piazzetta 20 settembre a Chioggia, il giornalista e scrittore Michele Farina presenterà il suo ultimo volume, Quando andiamo a casa? Farina, redattore estero del Corriere della Sera, racconta la sua esperienza al fianco della madre malata di Alzheimer. L'incontro è organizzato dall'Associazione Alzheimer con Titoli Minori, il Centro Servizi per Anziani Casson, la ULS 3 Serenissima e il Comune di Chioggia.
Amici carissimi di Netto Cazzurra e Meteo Brollo, ben trovati a tutti e buona giornata. Dunque andiamo ad archiviare questa prima fase tardo autunnale, quasi invernale, che ha distribuito una buona dose di piogge un po' su tutto il territorio, una gran quantità di vento di bora e anche di sirocco, grazie a Dio limitato, che ha fatto sì che l'alta marea rimanesse appunto ancorata tra i 111 e 112 cm sulla zona di Chiosa. Dunque cosa ci aspetta ora? Ci aspetta comunque un periodo naturalmente più mite, anche se sarà caratterizzato da una generale variabilità del tempo, almeno fino a venerdì e venerdì pomeriggio. Dopodiché si intravede uno squilibrio verso una nuova fase, diciamo, perturbata, anche se sarà abbastanza veloce, dovuta a un fronte atlantico abbastanza intenso, ma appunto molto veloce, che dovrebbe insistere per buona parte della giornata di sabato, distribuendo ancora una buona dose di piogge, ma con temperature naturalmente più miti. I modelli matematici che naturalmente ai quali ci affidiamo, sia quello inglese che quello americano, avevano dato per la prossima settimana un ulteriore affondo artico con conseguente aumento appunto del freddo su tutta la zona europea, ma naturalmente hanno fatto dietro fronte, quindi in maniera molto rocambolesca ritornano a dare invece condizioni molto più miti e quindi favorevoli a una continuazione di un autunno piuttosto mite. Staremo a vedere cosa succederà. Dunque per il momento la cosa importante è che vivremo almeno un paio di giorni con temperature che leggermente saranno risalite a domani pomeriggio, lo sentiremo più giovedì e venerdì quando anche le minime cominceranno ad alzarsi e le massime si porteranno vicine agli 11-12 gradi. Naturalmente anche l'umidità nei bassi strati continuerà a farsi sentire con temperature notturne ancora piuttosto basse. Quello che poi vedremo è che l'altezza appunto di sabato, un nucleo corposo e piovoso sarà più insistente nella parte centrale tirrenica e le zone di nord-ovest, ma dovrebbe coinvolgere anche buona parte del nord-est con accumuli piovosi tra i 15 e i 20 mm. Staremo naturalmente a vedere. Nel frattempo vi saluto, vi ringrazio e ci sentiamo domani.